Continuiamo a parlare di corruzione, lo facciamo perché il neopresidente del Senato, Pietro Grasso, ha proposto subito, non appena eletto appunto, ha presentato un disegno di legge contro la corruzione, disegno di legge che vuole in qualche modo modificare o integrare quello che è stato approvato alcuni mesi fa dal cosiddetto appunto disegno di legge Severino dal governo appunto qualche mese fa. Una proposta di cui vogliamo parlare con il professor Mauro Volpi, docente di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Perugia, in collegamento con noi. Professor Volpi, buonasera. Buonasera a lei. Allora, professore, che ci vuole dire rispetto a questa proposta del presidente Grasso? Anzitutto cerchiamo di chiarire quali sono i punti centrali. Sì, questa proposta modifica la legge sulla corruzione che, come lei ricordava, è la legge 190 del 2012, approvata recentemente. È una legge che conteneva alcuni aspetti positivi, ma aveva anche molte lacune e alcuni aspetti discutibili. Per andare molto rapidamente, mi limito a sottolineare che intanto viene previsto con pena specifica nel disegno di legge Grasso il reato di autoriciclaggio, sì, che attualmente è solamente, come dire, un comportamento che deriva da altri delitti, ma non è punito a sé come reato a sé stante, invece è molto importante che sia punito come reato a sé stante. Altro aspetto che a me pare molto importante, lei sa che si è polemizzato molto sul fatto che il reato di concussione sia stato diviso in due, sì, la concussione per costrizione e quella per induzione, che è quella di gran lunga più frequente, sì, e quella per induzione è stata diminuita l'entità della pena, che rende molto facile la prescrizione del reato. E si prevede anche la punizione dell'indotto, cioè della persona che è stata indotta, sì, e questo sicuramente rende difficile che possa essere perseguito il reato e rende molto facile la prescrizione, quindi si propone di innalzare la pena, di portarla nel massimo a 10 anni. Sì, quindi ostacolava anche la denuncia, questo tipo di distinzione, la denuncia da parte dell'indotto, del concusso, chiaro, sì, che se lui ne deve rispondere, sì, il concusso è chiaro, e certo, se ne deve rispondere è difficile che poi sia, che poi possa denunciare. Naturalmente questo richiede poi anche, e questo se ne parla nella presentazione del disegno di legge, di rivedere tutta la questione della prescrizione, soprattutto per i reati corruttivi, che sono reati che vengono scoperti normalmente a grande distanza di tempo dal momento in cui vengono commessi. C'è poi un ultimo aspetto che voglio sottolineare, lei sa che sulla base della delega contenuta nella legge è stato fatto un decreto legislativo sulle incandidabilità. Sì. E anche questo va rivisto, perché lì si prevede che non possano candidarsi quelli che sono condannati definitivamente a più di 2 anni. A più di 2 anni. Per gravi reati o per reati contro la pubblica Reati di mafia, reati contro lo Stato, ecco, molto estremamente allora, gravi. Nel disegno di legge Grasso si dice che basta una qualsiasi condanna, anche non definitiva. Quindi anche in primo grado, professore? Anche in primo grado. Ah. È vero che c'è la presunzione di non colpevolezza nella nostra Costituzione. Sì. Ma questo è un aspetto, come dire, giuridico e giudiziario, sì, dal punto di vista dell'etica della politica, che va recuperata. Addirittura io sarei dell'opinione che forse l'indagato, addirittura un rinvio a giudizio, no, almeno un rinvio a giudizio che dimostra la consistenza delle accuse. Sì. Cioè, io mi chiedo, chi ha avuto un rinvio a giudizio per un reato di grande criminalità legato alla mafia o per reati contro la pubblica amministrazione, corruzione, concussione e corruzione, può, come dire, avere l'animo sereno per rappresentare il popolo italiano in Parlamento? E ce lo chiediamo tutti, sì, professore. Appunto, io credo di no. Ecco, quindi è bene che aspetti il giudizio e che faccia di tutto, anzi, perché il giudizio sia più rapido possibile, se vuole togliere dalla sua testa ogni sospetto. Anche perché, professore, ha toccato, ecco, un punto fondamentale per arrivare al giudizio definitivo, proprio perché la lunghezza dei nostri processi è veramente estrema. Poi il giudizio diventa quasi, come dicevamo anche lei, che è quasi sempre quello della prescrizione prima del giudizio definitivo, quindi poi questa norma alla fine veramente avrebbe semplicemente tagliato fuori pochissime persone, pochissimi casi, no? Quindi insomma questo elemento che lei introduce è significativo. Secondo lei però, proprio perché diventa così restrittiva, giustamente restrittiva, è un po' tutto è quello che ci aspettiamo tutti dal nostro Parlamento, chiedendo chiaramente un rinnovamento della politica, eccetera, ma proprio per questo
Sarà votata davvero? Cioè sarà, passerà questa proposta? Qual è l'iter che dovrebbe seguire? Qui ovviamente il problema è più generale, perché si tratta di vedere se si sarà in grado di formare un governo. Chiaro, al monte sì. Senza certo. Senza nella nostra forma di governo, che è parlamentare, se non c'è un governo che ha avuto la fiducia su un programma, poi è, come dire, impossibile certo. presentare in sede di parlamentare disegni di legge di questa portata, di questa importanza. Sì. Certo, se io dovessi stare a quella che è la composizione politica attuale delle Camere e alle dichiarazioni che sono state fatte prima del voto, dovrei dire che alla Camera sicuramente, ma anche al Senato probabilmente c'è una maggioranza che vuole rendere più incisiva la legge sulla corruzione e anche il decreto legislativo sull'incandidabilità. Sì. Mi pare che su questo almeno a parole c'è condivisione, almeno a parole. Esatto. Allora ci si dovrebbe forse rendere conto da parte di qualcuno che se ci sono, come dire, disegni di legge come questo, che vengono da una persona come Grasso, che ha svolto un ruolo assolutamente importante e significativo nella lotta contro la mafia sì. e contro la grande criminalità, e che richiedono però per essere varati che vi sia un governo, allora forse bisognerebbe operare perché il Paese abbia un governo che faccia queste cose, perché questa è una discriminante. Allora, a proposito di alleanze, sì. è chiaro che ci si può alleare con quanti condividono una prospettiva di questo tipo. Certo. Lei sa che poi la corruzione pesa tremendamente sulla nostra economia, sulle sì. nostre finanze, e ci colloca, secondo tutte le classifiche internazionali, in una posizione che è assolutamente disdicevole. Sì. Siamo gli imprenditori esteri non investono nel nostro paese. Rispetto a paesi in via di sviluppo, insomma, sì. che è veramente molto triste. Eh sì. Professore, poi tra le proposte della legge, della proposta del Presidente Grasso, c'è anche sì. quella di inasprire le leggi sul falso in bilancio, o meglio, ripristinare la legge sul falso sì. in bilancio. Sì. Questo è un altro dei punti fondamentali, perché insomma è stata abrogata poco tempo fa, pochi anni fa. Guardi, tra l'altro in realtà non è scomparso come reato il falso mm-hmm. in bilancio, ma è stato sottoposto a condizioni talmente restrittive e anche a un'entità della pena talmente ridotta, intanto occorre la querela di parte, sì. poi si può perseguire solo se ha recato un danno alla società, quindi condizioni tali per cui intanto sono spuntate alcuni strumenti di indagini importanti come le intercettazioni, non c'è la custodia cautelare e poi alla fine è praticamente certa la prescrizione del reato, e quindi ormai non si condanna più nessuno per falso in bilancio, e questo a fronte di paesi democratici, qui l'esempio massimo è rappresentato dagli Stati Uniti d'America, nei quali il reato di falso in bilancio è punito con pene severissime, sì, sì. Anche oltre 10 anni di carcere, perché proprio si ritiene che l'aver che questo sia un elemento di turbamento della libera concorrenza, sì. che ha ingannato l'opinione pubblica, certo. ha ingannato la società, ha ingannato coloro che si rivolgono a quella società per avere dei servizi o per comprare dei prodotti. Eh sì, e poi ancora quindi più grave, è punito molto severamente. È ancora più grave, professore, tutte le volte che si parla di società quotate in borsa, quindi poi ci sono degli investitori. Cioè, aiuti a capire. Falsare proprio quella che è il normale, che dovrebbe essere il normale e leale funzionamento dell'economia di un paese. Sì, tra l'altro può essere chiamato in causa, professore, nei casi come il crack della Parmalat, quindi con tutti gli investitori che hanno perso i soldi investiti, oppure anche nel caso MPS. Ecco, sono reati che in qualche modo c'entrano con questi casi di cronaca che sono i più noti, che forse ci fanno anche più paura? Direi proprio di sì, e ecco, lei cita bene il caso Parmalat, perché lì non dimentichiamo che sono state messe sul lastrico decine di migliaia di famiglie sì. che avevano investito credendo appunto a dei bilanci che erano e a delle promesse che erano palesemente false, certo. Quindi oltre allora qui c'è una questione etica, oltre che l'allarme sociale, certo. e certo poi c'è la questione etica, che a me pare assolutamente fondamentale. È chiaro.
Senta, professore, volgendo a un argomento vicino a quello di cui ci stiamo occupando adesso, lei è un esperto chiaramente di diritto costituzionale. Che ne pensa del messaggio mandato dal presidente Napolitano al Consiglio Superiore della Magistratura e dal PDL, i partiti in generale, dopo l'incontro che si è tenuto qualche giorno fa con appunto esponenti del partito del Popolo della Libertà? Ecco, lei come legge questo intervento di Napolitano? Parla di una sorprendente equidistanza. Ci vuole dire che cosa si riferisce? E guardi, io sono rimasto sorpreso, perché devo dire che ho molto apprezzato l'equilibrio e anche gli interventi che il presidente Napolitano ha fatto nel corso del suo mandato. In particolare ho avuto modo di apprezzarlo quando sono stato membro del Consiglio Superiore della Magistratura tra il 2006 e il 2010. Sì. In questa occasione credo, io ho parlato di equidistanza sorprendente perché, come dire, certo l'intervento del Presidente della Repubblica in qualche modo condanna la manifestazione di Milano, che è una manifestazione senza precedenti. Parlamentari che entrano dentro un palazzo di giustizia, arrivano fino alla porta dell'aula in cui si tiene un processo, beh, francamente mi pare una cosa, come dire, veramente ai limiti della Costituzione e della eversione costituzionale. Sì. D'altra parte richiama però anche all'equilibrio la magistratura, i magistrati qui, allora questo cosa significa? Che forse i giudici che stanno facendo, cioè può instillare il dubbio che i giudici che stanno svolgendo questi processi non siano equilibrati. Ora, il Tribunale di Milano, in particolare nel caso Rubi, ha applicato la legge sul legittimo impedimento è stata cancellata col referendum da una stragrande maggioranza di elettori. Il Tribunale applica la legge che si applica ai comuni cittadini. Se io e lei avessimo un'uveite e ci fossimo ricoverati in ospedale, ci avrebbero mandato sicuramente il controllo fiscale, di me dice a verificare la nostra effettiva impossibilità di partecipare ad un'udienza. Sì. E quindi i magistrati questo hanno fatto. C'è poi un passaggio che è stato perché non essendo più Berlusconi una delle cariche istituzionali, chiaro, non è più coperto dal legittimo impedimento. Stabiliva alcuni privilegi per le cariche istituzionali del Consiglio e i membri del governo, alcuni privilegi incredibili, tipo l'impedimento continuato fino a 6 mesi, per 3 volte, quindi fino a 18 mesi su autocertificazione della Presidenza del Consiglio, che è una cosa, come dire, che era palesemente incostituzionale. Quindi insomma, secondo lei i magistrati sono stati giusti, equilibrati, quindi trova, non so, a me pare di sì. Poi guardi, i magistrati sono degli esseri umani, possono commettere degli errori, ma non credo che in questo episodio vi sia stato un accanimento giudiziario, tutt'altro, perché il Tribunale di Milano ha già rinviato 2 o 3 udienze in realtà, e quindi, come dire, ha riconosciuto alla fine l'esistenza di un impedimento anche per gli impegni politici. Diciamo che Napolitano è stato mosso dal desiderio di fare il possibile per favorire la costituzione di un governo adesso, no? Sì, quindi credo che c'è questa ragione di garantire di essere prudenti per evitare che ci siano, come dire, fratture troppo politiche, troppo forti, quindi sia più difficile formare un governo. Mm-hmm. Una sua valutazione? E poi la dobbiamo salutare, professore? Sì, io credo che la frattura più forte è stata quella proprio prodotta dalla manifestazione di Milano. Di fronte a una frattura di questo tipo, io credo che questo in ogni caso non incoraggi la formazione di governissimi o di cose di questo tipo, anche perché mi permetto di pensare che sul testo presentato da Grasso sulla corruzione forse il PDL non sarebbe troppo d'accordo. Eh sì, proprio per quello lo chiedevo prima a lei, professore. Insomma. Allora, vedremo insomma innanzitutto se i partiti trovano una qualche accordo per la costituzione del governo, e vedremo qual è l'esito della proposta del neo presidente del Senato Grasso. Allora, grazie mille al professor Mauro Volpi, costituzionalista, docente all'Università di Perugia, per questo intervento. Grazie, professore. Grazie a voi, buona serata. Arrivederci, buon lavoro.